Ciao a tutti gli amici di androidworld.it, evento Asus. Guardiamo il primo dei nuovi smartphone presentati, ovvero quello che porta il nome dell'intera famiglia. Sto parlando ovviamente di Asus Zenfone 4, che vedete in colorazione bianca qui davanti a me, con la nuova Zen UI 4 pulita, rifinita, con meno applicazioni, con meno, potreste chiamarlo se vorrete, anche bloatware, con tutto quello che volete. Un display da 5 pollici e mezzo Full HD IPS Plus, Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e due fotocamere, visto che le fotocamere sono sicuramente il punto forte di tutta questa famiglia Zenfone 4. Parliamo di un sistema di doppia camera, 12 megapixel f1.8 e 8 megapixel da 120 gradi, quindi una fotocamera grandangolare, una fotocamera frontale invece 8 megapixel f2.0, una batteria da 3300 mAh, supporto dual SIM a un prezzo di 399 euro. Si tratta di un'interfaccia, come vediamo, completamente ridisegnata, completamente ripensata, con nuove funzioni, con la possibilità di passare rapidamente alla modalità di scatto professionale, come vedete, e alla fotocamera wide angle. Vi faccio vedere, approfitto di questa situazione di calma per passare alla fotocamera wide angle e mostrarvi tutte le novità. La nuova interfaccia contiene anche un nuovo menu, è possibile scorrere a sinistra per tutte le funzioni, è possibile scorrere a destra invece per tutti gli effetti. Abbiamo i nuovi video in timelapse 4K, abbiamo tra l'altro qui anche un sensore spettro colore oltre il singolo LED flash. Insomma, uno smartphone che sul comparto fotografico promette molto. Noi abbiamo visto dei bellissimi sample, aspettiamo di capire quanto poi tutto questo sarà realtà. Passo a mostrarvi la versione Pro di Zenfone 4, che è sempre con il profilo metallico e il retro in vetro. Come vedete, il modulo qua vicino alla fotocamera è leggermente cambiato, perché adesso abbiamo anche l'autofocus laser e abbiamo anche il Face Detection Autofocus con il dual pixel, quindi sostanzialmente ogni pixel è doppio e si occupa anche della messa a fuoco. Le differenze rispetto alla versione standard sono il display, sempre un Full HD, ma adesso un display AMOLED, lo vediamo qui, che è veramente brillantissimo, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, un doppio sistema di fotocamere, ma l'unico nella famiglia Zenfone. In questo caso la seconda fotocamera è una zoom, è uno zoom 2x, invece accettiamo pure, invece di una fotocamera grandangolare. Ecco qua, vedete com'è possibile passare da 1x a 2x, 5x e, se non sbaglio, anche 10x. Ok, non con il tasto, 2x è ottico, 5x e 10x sono ovviamente digitali. Una batteria che cresce 3600 mAh, è anche un pochino più spesso rispetto all'altro modello. Bluetooth 5.0, sempre dual SIM. Qui ovviamente un prezzo un pochino più importante, visto che parliamo di 899 euro, quindi un vero e proprio tot di gamma. La fotocamera, scusate, mi sposto da qui perché, come vedete, la luce non è adatta. La fotocamera principale arriva addirittura ad essere una f1.7 invece una f1.8 nello Zenfone 4 che avete visto prima, sempre 12 megapixel in entrambi i casi. Nell'altro caso la fotocamera grandangolare era un 8 megapixel, qui la fotocamera invece zoom è una fotocamera 16 megapixel, equivalente di una 50 mm. Vi mostro anche Zenfone 4 Max. In questo caso abbiamo due varianti di Zenfone 4 Max, hanno lo stesso nome ma sono da 5.2 pollici e 5.5 pollici, entrambi con display, con display in HD. Lo Snapdragon processore cambia da un 425 a un 430, 3 GB di RAM, 32 GB o 64 4 nel taglio da 5.5, non è ancora chiaro quali saranno le varianti per il nostro paese. 13 megapixel la fotocamera principale f2.0, con seconda fotocamera grandangolare da 120 gradi. Fotocamera frontale 8 megapixel f2.2, batterie da 4100 e 5000 mAh, ovviamente cambia in base alla dimensione dello smartphone. Molto interessanti due tecnologie, ovvero la possibilità di ricaricare anche altri smartphone. La vera differenza sta nel fatto che adesso la ricarica avviene a 1 ampere, non a 0.5 ampere, quindi ancora più rapida, e anche al fatto che una piccola parte della batteria viene riservata per far sì, non viene utilizzata in sostanza durante la scarica dello smartphone, ma viene conservata per il futuro in modo che la batteria possa durare più a lungo negli anni. Veramente molto interessante. I due prezzi sono 229 e 279.